La verità della totalità dell'essente non è olistica, poiché l'olismo pone il tutto al di sopra della relazione concreta, ovvero dell'identità concreta tra tutte le parti. Invece, il vero senso della totalità è appunto questa identità concreta, ovvero la relazione concreta tra tutte le sue parti. Il tutto è se stesso, cioè vede se stesso in modo parziale, e soltanto in questo modo può vedere tutto se stesso, non perde nulla di ciò che è passato e di ciò che è adesso un futuro, non perde nulla, vive tutte le vite una dopo l'altra, si incarna in tutte le vite possibili, da quelle delle piante, da quelle e quindi di tutta la vegetazione, a quelle degli animali, i minerali, le cellule, gli atomi, i fotoni, tutto, le galassie, tutto quello che può esistere. Quindi il tutto non è un X irraggiungibile, l'infinito non è irraggiungibile, anzi è tutto ciò che viene raggiunto via via nel processo finito del mostrarsi dell'essere, tenendo presente che il mostrarsi dell'essere è l'essere stesso. Una volta giunti poi all'ultimo evento, all'ultimo accadimento dell'essere, questo accadimento, che è come stare sulla vetta di una montagna, continua ad essere cosciente di sé all'infinito.